Non piove da 2 mesi, ci aspetta un'estate torrida. Come fai a saperlo? Ma non li leggi su Instagram i post del colonnello Tonacci? Io vorrei andare in vacanza, ma non so ancora dove. Vai alle Canarie, c'è un clima temperato tutto l'anno per via delle correnti atlantiche. Occhio ai prezzi però, eh. Se vuoi affittare una casa, non andare assolutamente a Gran Canaria o Tenerife, lì ti pelano. Confronta i prezzi su piutardi.it. Io veramente pensavo di andare in Svezia. Fidati di me, vai a Fuerteventura, lascia perdere le altre isole. E dipende anche da come evolverà la pandemia. Ma vai, è finita! Il virus ha perso efficacia quando diventa così contagioso. È poco più che un'influenza, te lo dico io. Vabbè, è anche grazie ai vaccini. Occhio che non sono tutti uguali, eh. Quelli a mRNA non sono ancora attendibili, non c'è uno storico dietro. Non lo segui, il professor Balletti, in TV. Comunque per le vacanze dipende se trovo lavoro. Uè, Montemagno, devi mandare curriculum a pioggia. Però manda quello europeo, cerca solo quello ormai, eh. Non scrivi troppe cose, altrimenti poi sembra che te la tiri. Ascolta me. In realtà finora ho fatto solo il dog sit. Cerca nella pubblica amministrazione, uno stipendio sicuro e un sacco di tempo libero. Pensa che mio cugino lavora al catasto, al pomeriggio al tempo per allenare una squadra di calcio di disoccupati, già saliti in seconda categoria. A me il calcio ha stufato. Perché ruota tutto attorno al dio denaro, uno scandalo. Lo sport deve essere fatto con sani principi, io lo twitto sempre. A me piacciono le ciaspole. Ma lascia perdere le ciaspole, che nemmeno nevica più ormai. Lo sport dei prossimi 10 anni in Italia è il tennis, te lo assicuro. E non ho neanche una fidanzata, per giocare con lei magari. Tu non hai successo con le donne perché ti butti via, non ti valorizzi. Iscriviti al gruppo Facebook Tinder Delis. Senti, ma io alla fine nemmeno ti conosco. Ti ho incontrato 5 minuti fa, fuori dalle poste. Fatti lo speed, così sbrighi tutto online ed eviti di incontrare rompicoglioni in coda. Per lo speed, vai sul sito di Aranzulla, però evita le prime 20 righe che sono sempre cazzate per il SEO. Sai cos'è il SEO, no?